Avane, com'è attualmente la situazione? Ma il sindaco potrà dire di Avane, ma insomma è andata meglio di quanto temessimo ieri sera quando ci siamo sentiti, anche se ci sono stati ettari e ettari di bosco che sono andati bruciati. Permane qualche problema piuttosto preoccupante ancora nella zona di Vico Pisano, mentre Calci sembra essere notevolmente migliorata. Mi sono sentito stamani con il responsabile della Protezione Civile Nazionale Borrelli, attualmente sono al lavoro tre Canadair più altri due elicotteri sempre della Protezione Civile Nazionale, più essendo un po' calato il vento sono al lavoro anche cinque elicotteri dell'antincendio della Regione Toscana. Adesso mi sposterò verso Vico Pisano e ieri abbiamo fatto il decreto per la dichiarazione dello stato d'urgenza, questo decreto dà il via anche alla quantificazione dei danni. Ieri qui è venuto il Ministro dell'Agricoltura, cercheremo di capire se può dare una mano e in che forme, in che modi, ci attiveremo subito e poi nella prossima settimana, per martedì, con i sindaci abbiamo convocato una riunione perché il problema più grosso che si pone adesso sono le bonifiche, non ci si deve mai dimenticare di questo aspetto. Si tratta di ripulire la montagna che è bruciata, di portare via gli arbusti, di portare via gli alberi bruciati a metà, ciò che è rimasto sul terreno, anche perché se no, anche le ceneri, perché altrimenti aumenta l'acidità del terreno e può essere problematico, insomma, ripulire come deve essere fatto e come sanno gli esperti. E poi soprattutto, ecco, questo è più facile anche da capire, costruire la rete idrogeologica minore, perché altrimenti la corrivazione, non essendoci più le piante, spinge l'acqua velocemente verso il piano e quindi può anche essere all'origine di disastri. È un grande disastro ambientale quello che è avvenuto, d'altra parte però vorrei mettere anche alla luce e ringraziare tutti coloro che hanno operato, a cominciare dai sindaci che sono stati davvero straordinari, ma tutti i volontari, ai militari, alla Protezione Civile regionale, a quella nazionale. Di fronte ad un incendio che è scoppiato con tanta virulenza anche a causa del vento, sono state nella notte evacuate qualcosa come 500 persone. Pensiamo che il fatto che non ci sia stato incidenti mortali, neanche feriti particolarmente gravi, a parte qualche ricovero però leggero che è stato fatto a Pisa, insomma, questo era una dimostrazione di grande capacità di intervento della regione, tutta, degli uomini, ecco, di tutti. A proposito della regione, ha firmato già uno stanziamento di 200.000 euro, arriveranno altri soldi. Ma noi chiediamo al governo nazionale di intervenire sui danni verso i privati, insomma, un po' come abbiamo fatto per la questione di Livorno. E poi vedremo. Io sono intenzionato a mettere risorse per quanto riguarda la bonifica. Io capisco che finito il danno si pensa soprattutto ai danni privati, ma ci sono ingenti danni all'equilibrio ambientale pubblico. E l'equilibrio ambientale pubblico bisogna ripararlo, perché altrimenti i danni pubblici si ripercuotono poi complessivamente sulla collettività. Se voi guardate le montagne sopra Calci, i paesini, le frazioni che ci sono in quelle zone, il fatto di avere tutto intorno bruciato crea una situazione in cui se piovesse in modo anche violento, se non si costruiscono appunto in modo adeguato un tessuto di idrogeologico che consenta all'acqua di scorrere, di essere incanalata, è evidente che possono esserci dei rischi. Per il resto è bellissimo una signora che molto anziana, che ne ha viste molte e quindi deve essere ascoltata, ha detto una frase che può essere a sigillo di quanto è avvenuto, insomma. Dice: beh, in fondo non è morto nessuno si è fatto male, alla fine a tutto il resto si rimedia, ecco. La natura si riprende, nell'arco di una quindicina d'anni il bosco può ricrescere, quindi insomma, è un danno, è una ferita, la gente è traumatizzata. Bisogna stare vicino alle persone, continueremo a fare il massimo, però
ci riusciremo, ecco, caveremo anche da questa situazione, come si dice, le gambe. Ecco, l'altro fronte è quello delle indagini, c'è un vertice in prefettura fra pochi minuti con tutti i sindaci. Ma io per esperienza mia, ormai personale, di diversi anni, quasi sempre gli incendi sono dolosi. Quanto alle ragioni dell'incendio continuo a interrogarmi, perché esiste una legge nazionale che vieta l'edificazione laddove ci sono gli abbruciamenti, come si dice, ci sono stati gli incendi. E poi in Regione Toscana, sia con il piano urbanistico, sia con il piano del paesaggio, è vietato, esiste un vincolo assoluto di inedificabilità su aree agricole e sui boschi, e quindi insomma non si vedrà crescere proprio nessuna casa laddove è bruciato. Questa ragione non c'è. A volte io penso che ci sia qualcosa che sta a metà tra il crimine e la patologia psichiatrica. Mi pare ci sia una pulsione distruttiva, una pulsione di volontà di ferire e anche di strappare la bellezza. Questa era una zona bellissima, insomma, ritornerà bella. Mi pare che chi ha appiccato il fuoco forse avesse in testa anche questa, qualcosa di questo tipo, avesse in testa questa funzione. Grazie.